gira, a Fiumicino. Gira, c'è l'aeroporto. No, non si va in Spagna. Come? Ma c'è biglietti, ma dove si va? Si va a Berlino. Berlino? Ma quale Berlino? Io ci vengo, e via, dai, ma c'ho anche la moglie incinta, via, fammi scendere, dai. Ho trovato l'inizio del film, l'omaggio più importante, a Berlino. Ma perché proprio a Berlino? A Berlino c'è un monte di violenza, io ho paura, capito? Perché proprio a Berlino? Perché a Berlino? Perché quello è un posto dove è cambiata la storia. Da un giorno a un altro è cambiato la storia, è crollato un muro e è ricominciato tutto. Io voglio iniziare il film davanti ai ruderi del muro di Berlino. Davanti a questo pezzo di muro qui, guarda, davanti a questo pezzo qua. Questo è un pezzo di muro di Berlino The Original che mi ha portato in mizio dalla Germania, mizio Hans. Tu c'è uno zio tedesco, te. Che te lo muove? Solo tre parenti sparsi nel mondo. C'ho anche io uno zio. Non t'avevo mai detto nulla perché si droga come una bestia, però è sempre un mizio. Certo che te guarda da quando tu ti sei lasciato con Stefania, sei cambiato proprio. Io non sono cambiato, io sto crollando. Come il muro? Ceccherini est, ceccherini ovest. Ceccherini centro? Qua. Senti, oh, ma che omaggio tu vuoi fare davanti al muro di Berlino? Che omaggio voglio fare? Allora, secondo te, sentiamo, chi l'ha buttato giù il muro di Berlino? La perestroia? Il sindaco di Berlino? Sta fermo. Gorbaciov? No. E allora dimmelo te, io non lo so. È finito tutto da quel preciso momento. È crollato tutto. Guerra fredda fra America, Russia, comunismo. È crollato tutto da quel preciso momento. Quando nell'87 lui, il mio eroe, ebbe il coraggio di andare nell'est a combattere contro la transiberiana. E dopo aver combattuto e vinto, ebbe il coraggio di fare quel discorso senza la minima vergogna. Di chi sta parlando? Di chi sto parlando? Di quella fava di Rocky IV. Ma questo muro non l'avevamo buttato giù? Ma se c'è tutto? E che c'entra? Ma questo non è mia... Questo è un pezzo che hanno lasciato loro, perché è un pezzo, questo abbiamo certo, c'ha un'importanza questo pezzo, questo è un monumento. Un monumento di loro, di Berlino. Questo è un'opera, un'opera importante, c'ha un monumento importante, c'hanno loro. È un monumento che c'hanno loro. È l'unico monumento che c'hanno loro, questo. Un pezzo di muro marcio. Ma tu ti sei fatto la pelle a zero? Come mai? Oh, ma qui c'è gli skinheads, questi sono pazzi. Se ti beccano te così, ti ammazzano. A me non mi fanno nulla, mi scambiano per uno di loro. E te tu vorresti mettere questo con questo? Cioè i Bernini, Berlino Baffi con questo lì? Chi gli è questo lì? È uno scienziato. Ah, è uno scienziato? Vai. Ma che si chiama una moneta Marco? Cioè, l'altre monete, yen, dollaro, lira, pesetas. Ma Marco è un nome proprio di persone, no? Allora è come se io dicessi, esci stasera, no? Non c'ho una Stefania, sto a casa. Quanti tu pigli di stipendio? 3 milioni di Roberti. Guarda, ecco uno di questi, te ne danno 4 di questi. Con uno di questi? Delle volte anche 5. Ah sì? Non è tanto brutto però lui, guardandolo meglio, perché vanno visti meglio, vanno visti bene, le monete vanno viste bene. Non si fuma a Berlino Est! Te lo proibisco io di Berlino Ovest! Ma si tromberà più a Berlino Est o a Berlino Ovest? Io di un trombone est e ovest. Ma poi scusa, questi tedeschi fanno degli errori. La polizia la chiamano polizei. Ma che è? La polizia si chiama dappertutto polizia. No, in America si chiama polizia. Ma quello è un gruppo, no? Polizia è proprio un errore, te lo dico io. È come se noi i carabinieri si chiamassero carabiniara. Oh, scappa c'è carabiniara. Ma che è? Lo sai te il vero motivo perché hanno buttato giù questo muro? Qual è lei? Qual è? È che era sporco. È che era laido, pieno di scritte. Allora l'hanno buttato giù. Allora dico io, bastava che chiamavano il mio babbo, veniva, gli dava una bella rimbiancata, domani.
prima l'alto e poi basso? Mi raccomando, facciamo un bel lavoro. Sì, sì. Pace e la vita, tu barzellettina in cinema.